Ciao ragazzi, bentornati su Italian Bartender. Continuiamo il nostro viaggio nel mondo del gin con il terzo episodio del format dedicato a questo distillato e oggi andiamo a vedere insieme il blended gin. Quindi direi di non perdere altro tempo e spostarci al bancone per vedere che cosa abbiamo creato oggi per voi. Lo sponsor di questo nuovo format è il riferimento italiano per il gin online. Stiamo parlando di Gin Shop e Gin.it, che insieme vi danno tutti gli strumenti per orientarvi al meglio in questo mondo. In descrizione trovate i link e il coupon sconto. Ma adesso torniamo al video. Eccoci arrivati al nostro bancone. Oggi andiamo a lavorare con un blended gin. In particolare si chiama Naff Gin. Come sempre è stato fornito a noi di Italian Bartender dai ragazzi di Gin Shop. Ed entriamo un pochino più nello specifico di che cos'è un blended gin. Di fatto è una tendenza abbastanza recente, una nuova tipologia di produzione che prevede, come dice la parola stessa, blended, quindi un assemblaggio di distillazioni separate o di infusioni separate delle singole spezie, delle singole botaniche o gruppi di botaniche. Questo perché ci si è accorti ovviamente che ciascuna spezia botanica rende e rilascia il meglio a temperature e fasi di distillazioni diverse. Di fatto è una lavorazione molto più costosa rispetto a un gin tradizionale, però effettivamente il risultato finale è quello di ottenere il meglio da ogni singola botanica. Quindi, come sempre, non sto ad entrare nel dettaglio, disciplinare regolamentazioni. Se siete interessati, andate sul sito dei nostri amici di Gin Shop e provate anche voi il nostro Naff Gin. Abbiamo pensato di utilizzare questo Naff Gin per preparare un twist sul Gimlet. Questo perché ci permette di avere questo gin delle note speziate balsamiche e lavora tanto con delle infusioni di agrumi, soprattutto limoni di Sicilia, arance, e non ha una sola tipologia di ginepro, ma diverse, tra cui il ginepro toscano, che è rinomato per le sue note un pochino balsamiche e speziate. Ecco che andiamo quindi a costruire il nostro gimlet, che come sapete è semplicissimo, un drink composto da gin e un cordiale al lime. Abbiamo già raffreddato la nostra coppetta e il nostro mixing glass e andiamo a costruirlo. Io lavoro con circa 60 ml di gin. E poi al posto del cordiale al lime abbiamo creato un cordiale agli agrumi, andando a richiamare un po' quello che è presente in questo gin. Abbiamo inserito anche delle spezie come i chiodi di garofano e del cardamomo verde. Direi che un 15-20 ml sono più che sufficienti. Andiamo quindi a mescolare il tutto. Aggiungiamo la diluizione e la temperatura adeguata. Perfetto, scoliamo l'acqua in eccesso. Una scorzettina d'arancia lavorata come garnish, l'immancabile tovagliolino di servizio e il nostro twist sul gimlet con il Naff Gin è pronto. Vediamo adesso qualche dettaglio sulla bottiglia che abbiamo utilizzato oggi. Il nostro Naff Gin, non vi svelo cosa significa Naff, è l'acronimo, lo lascio scoprire a voi andando sul sito dei nostri amici di Gin Shop. È un gin molto particolare, molto pungente, ha queste note speziate balsamiche, balsamicità e morbidezza date dal ginepro toscano. E poi gli agrumi sono sicuramente protagonisti, come abbiamo visto, limoni siciliani e arance. Ecco perché abbiamo voluto creare un cordiale che richiamasse un po' le sue caratteristiche. Detto questo, è importante sapere che questo gin viene distillato 3 volte, quindi veramente molto secco e molto pungente. Che dire ragazzi, provatelo, fateci sapere cosa ne pensate e soprattutto fateci sapere che drink avete creato con il Naff Gin. Alla prossima!